Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su come creare una mod. Quinto episodio in cui voglio mostrare come aggiungere dei combustibili. Come si fa? Semplicissimo, basta andare su client, jars, no che jars, src, l'ultimo, net minecraft src, trovare un file che si chiama title, fanbrodo, come che lagga il pc, title, Entity Furnace, eccolo qui. Pratica, questo qui è il file dove ci sono tutti i combustibili del gioco. Qui non c'entra, qui non c'entra. Come il carbone, sapete, no? Allora, qui potete vedere anche quelli che non sapete che funzionano da combustibili, che alcuni non lo sapevo proprio. Vabbè, non c'entra. Eccoli qua, vedete? Sì, no. Dove sono? Fail, eccoli qua. Se c'è il secchio di lava, voi potete modificare. C'è l'alberello, c'è il blaze rood, vabbè. Prima di mettere qui else, voi copiate questo codice. Ctrl C. C'è invio. Ctrl V. Invece che mettete così, invece mettiamo item. Mettiamo item. Cazze food, ok. Poi voi potete mettere quello che volete. Qui la c'è quanti blocchi. Fate conto, il carbone è 1600. Cioè, dovete fare sempre diviso 2. Viene fuori il numero. C'è 800. Quindi fate conto, 200 sono un cubo. Quindi ora facciamo invio. Possiamo vedere che funziona tutta la perfezione perché noi siamo dei pro. Ormai lo sappiamo tutti che io sono pro. Ok, prendiamo la furnace, se non lagga è meglio, porca trottola. Vabbè, piccone, sì, piccone. Qui sulla creativa non vedete i blocchi, non vedete niente perché si vedono solo gli item, a meno che non ci sia un codice che io non so. Mettiamo questo e anzi mettiamo prima il legno. Sapete che cuocendosi ci fa il carch cool. Mettiamo il nostro wooden. Vedete che funziona da carburante per 17 cubetti. Vedete? In base a quel coso che avete messo. No? Vi consiglio di esagerare, in quanto non avrebbe poi senso. Pensate che io il mio combustibile l'ho messo il doppio del carbone e con un blocco in più, cioè ho messo 3400. Quindi, visto che si fa con due di carbone, sono stato a esagerare, così vedete, perché non avrebbe troppo senso. Comunque, chiudiamo. Qui però potete anche mettere mod min expanded, vi faccio un esempio. Ctrl V, busto di item, punto, sta roba, vedete, mod, trattino basso, tutorial, punto, e mettiamo che ne so, block tutorial to shift in index punto shift in index control c control v, ok, perché non va non lo so, punto shift. Boh, non so. Vabbè, comunque io col combustibile ce l'ho fatta. Ah. Sì, ho capito il perché. Perché questi sono blocchi, non puoi farli con i blocchi. Puoi solo farli con gli item. Che ora non vi spiegherò come farli perché non c'ho voglia. Dopo forse dal mio ritorno. Vabbè, comunque questo era il video. Qui cancello il codice. Quanto altrimenti mi dà errore. Va bene, il video era questo, io vi saluto, ciao a tutti.